È stato recuperato il corpo di Orlando Gonzales Puma, un uomo di 32 anni che si era gettato nel lago d'Endine, situato a Bergamo, per salvare la figlia della sua compagna. Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina, mercoledì 5 luglio, alle 12:30. I subacquei hanno esplorato le acque del lago per 3 giorni senza successo. Puma era padre di 2 ragazzi di 12 e 14 anni rispettivamente. La domenica 2 luglio l'uomo era in compagnia della sua compagna, della figlia di lei e di un amico, mentre si godevano una giornata di completo relax sul lago. Durante l'escursione hanno deciso di noleggiare un pedalò. A un certo punto la ragazza di 17 anni si è tuffata in acqua, seguita da Orlando e dalla sua compagna.